E adesso invece parliamo di infortuni sul lavoro. Sembra strano perché in Lombardia quest'anno ci sono già stati quasi 50 morti bianche e diversi feriti, eppure secondo il rapporto dell'INAIL gli infortuni sul lavoro nella nostra regione sono in calo. Meno morti sul lavoro in Lombardia nel 2008 rispetto ai 214 incidenti mortali del 2007, nel 2008 sono stati 172 i morti, pari a meno 19,6%. È quanto registrato dal rapporto annuale regionale 2008 sugli infortuni e le malattie professionali in Lombardia. Un trend positivo dovuto al merito di tutti gli attori chiamati in causa, aziende, INAIL, corsi di formazioni e leggi, ma sono comunque tanti i settori che rimangono a rischio. I settori più colpiti sono i soliti, costruzioni, metalmeccanica, trasporti e agricoltura. Basti pensare che il 50% degli infortuni mortali, sia a livello nazionale che a livello Lombardia, riguardano la circolazione della strada e quindi sono infortuni dovuti a incidenti stradali, dove è più difficile intervenire in materia di prevenzione. Maggiori sanzioni verso le aziende che non rispettano le norme sulla sicurezza, ma anche prevenzione e formazione fin dai banchi di scuola. In futuro inoltre bisognerà insistere sulla formazione delle categorie di lavoratori più deboli, ovvero gli stranieri e quelli a tempo determinato più esposti alla mobilità. Direi però che sta crescendo anche nel DNA degli italiani il senso della prevenzione, non solo nel mondo del lavoro ma anche nelle abitazioni domestiche, ma più ancora nelle regole di vita, nelle regole dei comportamenti. Se riusciamo evidentemente ad introdurre anche alle elementari, alle medie, ai bambini piccoli e anche ai più piccoli nati questo concetto, forse i risultati saranno ancora migliori.